Cioè, ma ora ti pare che mi metto a salutare le persone a inizio video? Ma non è da me, che sono uno YouTube. Ciao Nugget, ciao, ciao Nugget, Nugget, tanti cari saluti. Un saluto speciale al mio fan numero uno, ciao, alla prossima. Final Fantasy VIII sta finalmente per tornare sulle console di attuale generazione e in una veste grafica tirata a lucido. Quello che probabilmente è il più controverso degli episodi appartenenti alla trilogia di Final Fantasy che ha segnato l'epoca PS1, non solo festeggia il suo 20° compleanno, ma con questa riedizione esce finalmente da un oblio da cui Square Enix sembrava non avesse voglia di farlo uscire. Senza giudizi di merito sul valore dell'opera originale, in questo video vorrei farvi riflettere sul perché uno dei capitoli più venduti in assoluto della saga è sparito dalla circolazione per così tanto tempo, e perché quello in uscita oggi non è un semplice remaster. Con una Square Enix palesemente intenzionata a monetizzare il più possibile dal brand di Final Fantasy, riproponendo tutti gli episodi storici su più o meno qualsiasi device esistente sulla Terra, l'assenza di Final Fantasy VIII non poteva che essere uno dei più grandi misteri videoludici degli ultimi anni. In realtà non c'è nessun mistero dietro, dato che i vertici di Square Enix, Squaresoft all'epoca, sono sempre stati piuttosto chiari al riguardo. 20 anni fa, per l'azienda giapponese, era pratica comune non conservare i codici dei giochi una volta terminato lo sviluppo. Non c'era alcuna progettualità di arricchire le loro produzioni con DLC, che a conti fatti non esistevano, o versioni con contenuti aggiuntivi. Una volta rilasciate le versioni international dei Final Fantasy su PlayStation 1, ovvero release pensate per il solo giapponese, che riportavano le migliorie aggiunte con le versioni occidentali, pubblicate solitamente con diversi mesi di distacco da quelle orientali, l'interesse di Squaresoft terminava lì. L'industria chiaramente si ritrovava in un periodo ancora acerbo, una di quelle adolescenze proprio insopportabili, e quindi non si poneva assolutamente il problema della conservazione e preservazione dei software. Quando però ci si è resi conto della profittabilità del fattore nostalgia e della gallina dalle uova d'oro che risponde al nome di Remastered, ormai era troppo tardi, o meglio, quasi. Se per episodi come Final Fantasy VII molti degli elementi originali sono stati recuperati, ripescandoli in quel caso non dalla versione PS1 ma dalla conversione avvenuta qualche anno dopo su PC, che farà da base a tutte le versioni future, per Final Fantasy VIII la situazione è stata evidentemente ben più complicata. Quella affidata a Dotemu non è stata una semplice operazione di restaurazione, ma una vera e propria ricostruzione a partire da zero di gran parte del codice originale. Quello che sto per raccontarvi è un po' la versione semplificata dei fatti, ma è utile per farvi capire più o meno come sono andate le cose. Ad esempio, i modelli poligonali e le loro animazioni sono stati ricreati per assomigliare il più possibile alle loro controparti originali ed integrarsi alla perfezione con i pochi elementi ancora in vita del codice sorgente. Se le texture sono state salvate e riproposte in HD, purtroppo la stessa sorte non è capitata ai fondali pre-renderizzati, di cui ovviamente si sono perse le immagini non compresse. Prendendo quindi pochi pezzi rimasti insieme e rimettendoli a nuovo e integrandoli a delle riproduzioni fedeli di quanto visto 20 anni fa, si è creato una sorta di Frankenstein videoludico, che è stato poi importato dentro Unity, un motore grafico multipiattaforma che ha consentito di creare un'impalcatura fedele e rispettosa dell'opera originale e che allo stesso tempo potesse essere riproposta sulle console di attuale generazione. Quello che giocheremo non è il Final Fantasy VIII sviluppato per PlayStation 1 da Squaresoft, ma la fedele ricostruzione da parte di Dotemu di qualcosa che ormai è andato perso. In questo senso siamo molto più vicini ad un'operazione come la Graphical Overhaul della Crash Bandicoot Ensign Trilogy. Per Vicarious Vision la totale aderenza si trattava di una scelta stilistica, per Dotemu più di una necessità. Ci troviamo di fronte ad un miracolo videoludico? Sì e no! Lo sforzo è sicuramente degno di nota, ma scoccia ad esempio vedere i fondali pre-renderizzati essere stati trattati con molta meno cura rispetto ai modelli poligonali, dove semplicemente si è applicato un filtro per sfocare le immagini e perdere così gli artefatti della compressione, lo stacco tra modelli e fondali pre-renderizzati è dissonante come non mai. Si perde insomma quella coesione stilistica che veniva ottenuta grazie ai limiti tecnici dell'hardware dell'epoca. Alcuni modder hanno dimostrato come grazie a dei network neurali di intelligenza artificiale applicate al render sia possibile aumentare notevolmente la risoluzione di immagini compresse pur non disponendo della sorgente, e a questo punto sarebbe stato interessante vedere Square Enix avvicinarsi per la prima volta a questo tipo di tecnologia. Difetti a parte, Final Fantasy VIII Remaster
è un pezzo di storia che finalmente ritorna disponibile e questo non può che essere un bene. La conservazione e preservazione del medium è uno degli argomenti cardine che deve essere portato avanti dall'industria, affinché non si ripropongano situazioni del genere. Nonostante sia uno dei capitoli più discussi e forse meno apprezzati dell'epoca, Final Fantasy VIII rappresenta un gioco che deve essere fruibile da tutti, non solo dai nostalgici, ma anche e soprattutto da chi non ha mai avuto la possibilità di avvicinarsi alla goffa, sconclusionata e incomprensibile storia d'amore tra Squall e Rinoa. Io sono il Poro Michele, dal Garden, ciao!